vespro risuonerà. Campane che suonate ogni sera, campane come dolce preghiera, quel suono pare che dica alle genti: non invidiate le alcove dorate della città. Siamo a Revine, in provincia di Treviso, in occasione della rifusione delle vecchie campane del concerto della parrocchia di Santa Maria di Dè. Siamo qui con una delegazione della nostra parrocchia, siamo venuti su in otto perché vorremmo assistere a questo evento e al tempo stesso ci facciamo spiegare come funziona. Cantano i bimbi e suona la cattedrale. In ogni casa è un albero di Natale. Ma v'è un nido triste ancora, dove un bimbo piange e implora. Siamo con il signor Alessandro, che ci spiega il processo che ci permetterà di portare in parrocchia le campane nuove. Certo. È così? È così. Le vostre campane, come tutte le campane, iniziano dal disegno della sagoma. Il disegno della sagoma, che viene effettuato su questa tavola di noce nazionale, viene fatto in base alle richieste della parrocchia e al dover creare la nota esatta alla campana che poi verrà. Quindi, in base a esperienza, calcoli tramandati da secoli e secoli e miglioramenti nel tempo, si ottengono degli archi che vengono distribuiti e tracciati sulla tavola. Una volta che io traccio questo disegno, un'altra persona, un collaboratore, ritaglia la tavola di legno seguendo il profilo che io ho tracciato. Prima si disegna e si traccia il profilo interno della campana. Successivamente, vi farò vedere, si ritaglia il profilo interno e si costruisce il profilo esterno, la cosiddetta falsa campana. Benissimo. Adesso ne prendo una più leggera, che corrisponde alla vostra piccola. Vi faccio vedere come inizia. Questo è il disegno della sagoma della piccola vostra campana, delle quattro. Bene. Bloccata tramite questa forcella e un palo di ferro qui al centro e si comincia a costruire la parte interna della campana, chiamasi maschio. Si costruisce con un impasto di argilla mescolata a sterco di cavallo e una volta crine di mulo, perché qui c'erano tanti alpini e quando c'erano i muli li tosavano due volte all'anno, quindi ci portavano la tosatura. Ora gli alpini non hanno più i muli, quindi usiamo delle crine sintetico della canapa. Se mi seguite vi faccio vedere gli impasti e i materiali di cui stiamo parlando. Prego. L'argilla viene messa in queste mescolatori, che sono delle normalissime impastatrici da pane, viene mescolata con acqua e in questo caso crina sintetica, che viene tagliata alla misura giusta, e una cassetta di sterco di cavallo. Sembra strano, ma lo sterco di cavallo è fondamentale, perché l'argilla, quando si asciuga e si secca, con il caldo crepa. Se noi non aggiungessimo questo naturale additivo, come si usa in Africa nel costruire molte case e tecniche e tecnologie antiche, creperebbe nella crepa, si insinua il bronzo e avremo una perdita durante la colata. Questo elemento consente all'argilla di rendersi molto plastica. La crina aumenta la resistenza meccanica alla trazione e alle spinte. Con questo impasto si va e si comincia a costruire la parte interna della campana, cosiddetto maschio. Una volta
arrivati al riempimento completo del maschio, si ritaglia quel profilo disegnato sulla sagoma e si comincia a costruire la falsa campana. Cos'è la falsa campana? È una campana in argilla che sarà identica precisa a quella che è in bronzo, ma che noi dobbiamo creare prima per poi distruggere dopo, prima della fusione. Su questa falsa campana si applicano le decorazioni, i santi, le scritte che il committente sceglie, che sono fatte in cera e che possiamo andare a vedere qui su dei modelli. Qui possiamo vedere le decorazioni in cera, la scritta che in questo caso il committente ha voluto in memoria del mio amato fratello Luca, un Sacro Cuore di Gesù, l'anno. A questo punto questa è la falsa campana, è come sarà in bronzo, poi viene ricoperta di un'argilla speciale che si chiama luto e successivamente si fanno altre mani di argilla più grezza che potete vedere qui a fianco, sempre con gli stessi elementi. Viene messo del carbone sotto ogni giorno. Il carbone ha la funzione non solo di asciugare l'argilla ma di sciogliere la cera. Questa macchia è un classico esempio di questa cera che si è sciolta, viene assorbita dalla cera, dopodiché si fa la massa completa di camicia, che per le campane grandi, per gli stampi grandi, sono come queste che potete vedere qua dietro. Avete l'esempio dello stampo finito prima della fusione. Questo è uno stampo per una campana nota sì di 2800 kg. Noi vediamo una gran massa di argilla seccata, però in realtà cosa c'è? All'interno c'è come un cappello dentro un altro, il maschio che ho costruito prima con la sagoma, la falsa campana che è esattamente sopra come una matriosca, e sopra la falsa campana questa parte qua che è la camicia. Prima della fusione viene preso tutto lo stampo, viene portato vicino alla zona di fusione, con questi ganci si solleva, innanzitutto all'interno è sempre andato il carbone per giorni che ha scaldato l'argilla e ha sciolto la cera. Si solleva la camicia e mi compare la falsa campana, nuda e cruda, senza più decorazioni perché se ne sono andate con il caldo. Si rompe la falsa campana, si butta via e mi rimane sotto il maschio. Tra il maschio e la camicia io ho l'intercapedine dove il bronzo andrà a riempire, che farà la campana. Prima di fondere quindi si butta via la falsa campana, si chiude il foro che c'è al centro perché mi ha consentito sia di costruire lo stampo sia di sfogare i gas del carbone che ha sempre scaldato, perché questo in realtà è un forno, fin tanto che è una fornace, fin tanto che non fondiamo. Dobbiamo mettere il maniglione per attaccare il battaglio. Nel vostro caso non ci sarà un maniglione, ma è stato preferito lasciare il foro, che è una tecnica migliore perché nel tempo si può aggiustare e correggere il senso e l'andamento del battaglio. Si chiude e a seconda delle dimensioni poi usano o staffe metalliche come le vostre o nella buca di fusione che possiamo andare a vedere adesso. Love to talk with my girl in the morning sun. I open up my eyes and I see your face. Love to wake up my... E qui arriviamo allo stampo finito. Una staffa metallica composta da più parti dove all'interno c'è tutta la struttura dello stampo. È stata richiusa, è stata imbullonata e adesso si aspetta che cosa? Il momento della fusione. Il momento della fusione è il caricamento del forno, quello che potete vedere. Viene caricato con il bronzo a freddo e dopo si lascia andare la fiamma per diverse ore, fin tanto che si arriva ai 1200 gradi. A 1200 gradi il bronzo, sebbene sia colato prima a circa 1000 gradi, noi lo portiamo a una temperatura molto più elevata per una questione chimica di cristallizzazione e anche di tempi e di raffreddamenti che si perderanno poi dal momento dell'uscita del bronzo alla colata all'interno dello stampo. Sono le vostre la grande, il re bemolle, il mi bemolle,
il fa, dietro di voi è il sol. You are my brightest swan. Nice to meet you. È il bronzo per campane. Bronzo per campane è una lega di rame e stagno, dove la percentuale di stagno può variare, nel nostro caso è il 22% di stagno. Più alto è il tenore di stagno, più la campana vibrerà a lungo e suonerà con maggiore potenza, però per contro abbiamo la maggiore fragilità. Meno stagno c'è, curiosamente lo stagno è tenero, però nel rame aumenta la durezza della lega. Meno stagno c'è, più la campana resiste nel tempo, però suona a una lunghezza di vibrazione minore. Nel caso del bronzo delle statue, lo stagno è nella percentuale del 5-6%, quindi quasi tutto rame. Nel caso della rifusione, aggiungete stagno, bronzo, qualcosa? Lo stagno, e voi potrete vedere, lo stagno in una misura che viene calcolata in base sia all'analisi del bronzo che abbiamo rifuso, sia perché durante la fase di temperatura che bisogna arrivare per colare, una parte dello stagno la perdiamo in vapore, quindi la perdiamo, la dobbiamo aggiungere, e questo è un accorgimento che si deve fare per le campane, si deve fare nelle leghe, nelle campane. Dopo la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, si trova molto piombo, perché soprattutto qui in questa zona venivano requisite. E con quel bronzo si facevano gli affusti dei cannoni, che dovevano resistere alla percussione del rinculo del cannone, quindi non poteva essere puro bronzo per campane, perché sarebbe spaccato al primo colpo, quindi aggiungevano piombo. Finita la guerra e sono stati restituiti gli affusti di cannone. Noi abbiamo le foto del cortile della vecchia fonderia Vittorio Veneto, che era pieno di affusti di cannone che il governo ci mandava alla fonderia per restituire poi le campane alle parrocchie, ma le parrocchie avevano delle campane non perfette. Le parrocchie ricche aggiungevano soldi per poter mettere stagno, perché lo stagno era bassissimo, e qui poi ci giocava le condizioni, più meno stagno, e allora la campana migliore in quel paese perché avevano più soldi da spendere, e lì chi invece lo Stato ha pagato si sono presi quello che hanno trovato. Dopo questi mesi di silenzio, la comunità parrocchiale di Santa Maria di Nè festeggia oggi la benedizione delle campane rifuse. Come parroco di questa comunità, quali sono i tuoi sentimenti? Ma come dicevi tu, il silenzio, perché poi le campane, l'abbiamo detto durante la messa, sono la voce di Dio, quindi che ci richiamano un po' alla voce del Signore, che è presente non solo la domenica nell'Eucaristia, ma nella nostra vita di tutti i giorni. Quindi risentire un po' la loro voce è il richiamo per ciascuno di noi al fatto che Dio è presente nella nostra vita. Soprattutto le campane, poi come qui a Nè, arrivano un po' in tutte le case, sono attese in tutte le case, il fatto che il Signore è proprio presente lì dove noi viviamo. Colpiva proprio da parte della comunità il dispiacere per l'assenza delle campane in questi tempi. Sì, perché
la comunità è molto attenta a tutti quei segni che richiamano appunto la presenza del Signore nelle cose più semplici, perché poi noi andiamo sempre a cercare il Signore a volte là dove non c'è, oppure nelle cose più complesse e più complicate, mentre poi alla fin fine siamo chiamati a vivere la nostra fede nelle cose di tutti i giorni. Il tempo ordinario che stiamo vivendo è proprio la dimostrazione che il Signore vive lì nell'ordinario. Le campane sono questo segno a cui magari noi non ci facciamo caso quando siamo al lavoro, quando sono ai campi a fare le olive o a vendemmiare, però poi invece quando queste cose ordinarie mancano, allora ne sentiamo la mancanza, perché sono le cose che ci danno vita. Grazie. Siamo con una delegazione della parrocchia Gianni Portorico in quanto membro della fabbriceria. Che cosa rappresenta questo momento? È un momento bellissimo per la nostra parrocchia, perché dopo tanti anni, con dei problemi che avevano queste campane, abbiamo fatto uno sforzo non da poco e siamo riusciti finalmente a portare le campane come erano una volta, come avevano fatto i nostri vecchi. Penso che sia una soddisfazione per tutto il paese, per tutti i parrocchiani, e speriamo che resistano più a lungo possibile, perché le spese ovviamente sono notevoli e io curo l'aspetto economico, quindi parlo sempre sull'aspetto economico e niente, è una bella soddisfazione. Siamo andati a vedere quando l'hanno rifuse. È stata una bellissima giornata, una bellissima esperienza, e diciamo, speriamo che vadano avanti bene. Un'altra persona che ha partecipato alla spedizione per vedere la fusione è Massimo. Che cosa è stato per te? Bello, una bellissima esperienza, la dedico soprattutto a mio padre, che era sempre stato appassionato di campane. Anche se è tanto tempo che manca, la dedico tutto a lui e spero che resti un ricordo per tutti e soprattutto per i miei figli che l'hanno vista così, cioè speriamo che durino a lungo. La passione delle campane, ma anche di suonarle. Paolo ha partecipato anche lui alla spedizione, alla rifusione, e oggi l'emozione di vederle benedette. Che cosa rappresenta per te questo momento? Io intanto, non abitando più qua, comunque sono sempre rimasto molto affezionato, quindi anche per me è stata una grandissima emozione, una bellissima giornata, e ora direi che c'è la prova del 9, il collaudo nei prossimi giorni, suoneremo per la prima volta il giorno di San Giovanni, quindi venerdì prossimo, con l'invito all'associazione di cui faccio parte anch'io, vedremo la... Vediamo una parrocchiana che è un po' faticata ad essere qua, diciamocelo. Com'è andata questa giornata, Adriana? Bellissima, è stata bellissima, una grande soddisfazione. Poi noi abitiamo qui vicino, a maggior ragione, le campane per noi sono importanti. Poi dipendiamo da una famiglia di campanari e
siamo soddisfatti. La sera di San Giovanni le campane saranno state messe a dimora e alle 18 ci sarà un concerto da parte dell'Associazione Campanari della Liguria, che verranno qua come delegazione per provarle. Comes a burden for